Non ti faccio incazzare! Mentre sei! Lei non ha capito nulla. Chi è che comanda? Chi è che comanda? Un episodio come quello di Lucca purtroppo non è isolato. Cosa le scatena dentro? E ho pensato anche al corso di formazione regionale che ho fatto 15 anni fa con il CSA per quanto riguarda la formazione docenti per contrastare il fenomeno del bullismo. Allora il corso si chiamava Smonta il bullo, vedendo il video. Intanto è una forma di reazione emotiva. Mi sento rattristato dalla mortificazione del mio collega. È chiaro che lì l'autorevolezza del collega non c'era, nel senso che non basta mettere la nota o gridare, lì bisognava intervenire in modo serio, nel senso di coinvolgere il ragazzo a non farlo quello che ha fatto, anche se è un fatto istintivo. Oggi viviamo in una realtà piuttosto preoccupante, soprattutto per i miei colleghi che sono in trincea. Sono cadute le coordinate delle agenzie. Come dice Don Antonio Mazzi, non c'è più una comunità educante. La famiglia va per conto suo. Anzi, nella maggior parte dei casi, contrasta l'opera dei colleghi. Cioè non si pone come collaborazione fattiva nell'ambito della scuola, perché la famiglia educa, la scuola educa, devono avere tra di loro una certa collaborazione. Diversamente non c'è quello spirito di formazione che il ragazzo merita. Vogliamo ricordare che la scuola è una comunità educante e la comunità educante è formata da tre fattori. Io lo dicevo sempre, spesso nei collegi docenti. La scuola che è in trincea per istruire, formare ed educare. La famiglia che ci manda i ragazzi più o meno formati. E poi c'è anche la società civile con i risvolti delle nuove tecnologie che spingono i ragazzi al virtualismo, dove un'azione indegna viene passata per qualche cosa di scherzo che poi nella sostanza è una violenza ad personam che porta a quello che noi abbiamo visto. Situazione così triste. Nei collegi docenti la programmazione deve riguardare soprattutto interventi educativi e formativi per i ragazzi. Sono Davide Doria del quinto BCAT. Mi chiamo Luca Rosaniti, sono di Davoli e frequento la quinta BCAT. Io sono Enrico Latino, vengo da Chiaravalle, frequento il quinto B dell'indirizzo costruzionale del territorio di questo istituto. Secondo me il gesto compiuto dal ragazzo è la dimostrazione del fallimento della società in questo momento italiano. Il ragazzo è figlio di una cattiva educazione. Il problema è che è presente in tutte le scuole e non dobbiamo nasconderlo, anche sotto forma di qualche altro atteggiamento, non solo quello del bullismo. Atteggiamenti di prepotenza, ma non nei riguardi del docente, ma nei riguardi di altri compagni, anche, proprio sì. con dimostrazioni plateali. Inoltre anche nel video si può vedere una mancanza di autorità da parte del professore, che secondo me avrebbe dovuto magari intervenire, fare qualcosa di un pochettino più drastico invece di rimanere fermo. E anche forse questo che spinge i ragazzi a sapere di non essere puniti magari può anche facilitargli la vita nel fare certi gesti. Però penso che la colpa non sia soltanto del ragazzo, anche della famiglia, dei genitori che educano il ragazzo, perché l'educazione è la base di tutto. Penso che il gesto compiuto dal ragazzo, l'atteggiamento compiuto dal ragazzo nel riguardo del docente, è un gesto che dal paese stesso o dal professore o dell'incompetenza deve essere punito in maniera drastica. Io sono d'accordo con l'istruzione che arriva verso tutti, però un ragazzo che secondo me non dimostra interesse, anzi è un atteggiamento di questi, va espulso dalla scuola e allontanato. Sì, perché non si vuole, perché vero. Un ragazzo che non vuole essere istruito, anche perché la scuola è vero che ti forma sulla base culturale, ma ti forma anche sulla base del comportamento di vita, sì. Sì, il di comportamento verso un docente che è comunque una persona più grande di noi, che è pagato, viene pagato dalla società, perciò da noi stessi poi alla fine, per educarci, per insegnarci. E inserirci un'altra cosa brutta è che è stato sostenuto dagli altri ragazzi il gesto, quindi ridendo. È mai capitato nella sua carriera lavorativa di assistere o essere in qualche modo lontanamente magari bersaglio?
Io ho avuto un caso in una delle mie classi, era una classe terza, di un ragazzo che aveva adottato un atteggiamento poco ortodosso nei confronti di un ragazzo diversamente abile. Allora il mio intervento è stato intanto un intervento di autorevolezza nei confronti del ragazzo che voleva scherzare, secondo lui, con il ragazzo diversamente abile. Poi gli ho fatto capire che nella nostra situazione i ragazzi diversamente abili sono una ricchezza per la scuola. Quindi riflettere con noi sul significato dell'essere diverso. E poi, nel quanto riguarda la mia autorevolezza in classe, ho cercato di coinvolgere l'intera classe, perché un discorso da solo, senza la collaborazione dei ragazzi, non si può fare. Io sono rimasto stupito dal video che i ragazzi passivamente subivano l'atteggiamento del bullo di turno con la collaborazione di altri due, senza reagire istintivamente ad una situazione che era una situazione, tra virgolette, di forte violenza, anche se verbale e non fisica, che non siamo passati alle vie di fatto, ma in quel momento bisognava censurarla da parte di tutti i ragazzi. Potevano anche uscire dalla classe come forma di protesta, non assumendo indirettamente responsabilità che non erano le loro. È chiaro che chi partecipa passivamente e subisce non cresce democraticamente per dare risposte in modo adeguato in quel momento. La quarta classe dell'Istituto Tecnologico Giovanni Paratici. E anch'io faccio il quarto informatico. Chiamo Guzzo Samuele, faccio anch'io il quarto informatico, vengo da Torano Castello. Cosa ne pensi del video che hai visto? Penso che, diciamo, in una scuola, più precisamente in un'aula, c'è un ambiente sempre scherzoso tra compagni. In alcuni momenti magari si può andare oltre allo scherzo. Allora, io penso innanzitutto che sia un atto terribile in quanto rappresentativa, in quanto simbolo di numerosi eventi che succedono nella scuola italiana. Penso che sia un atto totalmente irrispettoso per la figura del professore, per la figura di cosa rappresenti il professore. Una persona che si dedica mentalmente e fisicamente ad insegnare ai propri alunni, a dare delle proprie conoscenze. Penso sia totalmente sgradevole ciò che è stato visto, ciò che è accaduto in questa provincia. Si sa, io che sono studente, sono a conoscenza che tali azioni, tali atti vengono fatti principalmente per attirare l'attenzione dei compagni di classe e ottenere quel che possa sembrare per i miei coetanei qualcosa di positivo, quando ovviamente assolutamente negativo. Vorrei anche ribadire che si ha una generale considerazione del meridione, quale zona del vandalismo, quale zona dell'ineducazione, però come possiamo ben vedere numerosi atti vengono esplicati in zone totalmente diverse dal meridione italiano. Io credo che questi tipi di episodi non deve ripetersi in un ambito scolastico, perché sono cose sbagliate, soprattutto verso i confronti di professori. Ha detto tutto lui. Ok, no, va bene così. Concesso, cioè. Cercherei di fargli capire che ciò che fa non ha assolutamente senso, non c'è alcuna necessità di fare certe azioni, poiché non producono nulla e d'altro canto non porta un impatto positivo da parte dei suoi genitori, da parte della società di per sé, e del fatto che lui rappresenti la nostra generazione. Un questionario che interessa tutti i ragazzi online, alcuni lo stanno facendo proprio adesso, tipo quelli della terza B, eccetera, da presentare come dato poi finale alla psicologa del Tribunale dei Minori che verrà martedì. Cosa lo potete dire? Verrà martedì a parlare del processo penale, del bullismo, del cyberbullismo. Per poco e chi per tanto le cattive compagnie le abbiamo frequentate. Se una persona è dritta, dritta rimane, se è storta nell'animo, nel cuore e nella testa. A quel ragazzo non c'è niente da dire, c'è da metterlo solo in un riformatorio. O professore, o che sia professore, o maestra, quando tu non facevi il tuo dovere a scuola, adesso non è più come una volta quando si andava a scuola. Quando andavi a scuola tu facevi il cattivo, il monello, ti mettevano i ceci qua sotto, là,
mi ricordo come donnettere noi lo chiamavamo, le mani così, pa, pa, gira le mani, pa, pa, e finiva lì la cosa, non come adesso. È sbagliato anche quello. Non è sbagliato. Deve essere educativa il buon senso e la ragione, non la paura. No, ma non è la... Perché una volta quelle cose... Ma no, è sbagliato, perché quelle cose succedevano e i ragazzi stavano bene a scuola, stavano bene nel senso che stavano tranquilli, perché avevano paura. Questi telefonini, questi come vengono chiamati, li vede dalla mattina alla sera lì. E tutto pure questa situazione di questi telefonini che hanno tutta questa possibilità di fare quello che vogliono. E se non li danno al padre, il padre non li accontenta, succede... Ormai siamo in un'era troppo. Speriamo che la prossima generazione cambia, ma non credo. Scusa che glielo dico, ho 78 anni e mi ricordo da 10 a 20, a 40, a 50. Voglio vedere i prossimi a 10 anni, a 15 anni, che hanno 25, 30, dove arrivano. Penso che il comportamento dei ragazzi in questione è sbagliato, perché comunque nei confronti di un professore bisogna avere un atteggiamento rispettoso. Per un attimo hai pensato che il professore poteva essere tuo padre? In realtà mi è passato in mente, sì. È stato... E quindi? Rabbia, stupore, amarezza? Un po' di rabbia e anche abbastanza stupore, perché non sono cose che si vedono tutti i giorni. Allora, scherzare è giusto anche con i professori. Ma fino a un certo punto. Poi, quando salta la regola del rispetto, credo che non salta solo per i professori, salta anche a casa. Tu hai rispetto dei tuoi genitori? Certo. Ho provato un po' di amarezza, perché comunque i ragazzi di oggi non dovrebbero fare queste cose. E penso anche io che alla fine, se il ragazzo si comporta così, parte tutto dalla famiglia, perché non è stato educato abbastanza bene. Non porta rispetto alle persone più grandi, non tanto perché quello era un professore, ma poteva essere appunto anche il padre o il nonno, chiunque. E secondo me bisogna portare rispetto alle persone più grandi. Arrivereste voi lontanamente mai nell'idea di poter fare una cosa del genere? No. Mai. E se vedeste un'azione del genere in questa scuola, prendendo solo come esempio l'ipotesi, cosa fareste? Magari gli faremo capire che... Sareste eroi perché non intervenite o perché intervenite e fate smettere questa azione? Perché interveniamo. Penso che interveniamo. Va bene? Perché interveniamo. In questo progetto ognuno di noi ha una parte che deve portare a termine, come fosse proprio una parte, cioè come fossimo noi stessi a doverci battere, ad esempio io come avvocato, lei come giudice onorario. Quindi giudice onorario. Sì, devo fare le domande alla ragazza che ha subito questi atti di bullismo. In questo processo questa ragazza ha fatto delle foto e poi sono state pubblicate senza il suo consenso e quindi il genitore ha deciso di denunciarli. Cosa pensi di progetti come questi all'interno delle scuole? Tutte le scuole dovrebbero fare questi progetti, perché noi ragazzi, soprattutto a questa età, dobbiamo venire a conoscenza di quello che può succedere e di quello che porteranno dei nostri atti, i nostri comportamenti sbagliati, soprattutto quando vengono fatti nei confronti di altri ragazzi che possono essere deboli, e come questa ragazza di questo processo che ha rischiato anche di morire perché ha provato a suicidarsi. Ci siamo trovati in una gita con la scuola di Genova e i nostri ragazzi, pensavo che posso offrire qualcosa al bar, adesso possiamo uscire. Questa bocca aperta, ci guardavano i colleghi, ci hanno avvicinato. Questi ragazzi sono loro, voi siete fortunati. Da noi, se ci permettiamo di dirgli qualcosa dove stai andando, ci manda a quel paese, se non ci alza le mani addosso di tu.
chi partecipa passivamente e subisce non cresce democraticamente per dare risposte in modo adeguato in quel momento. Importante, una scuola efficiente, un pool di professori che porta avanti progetti importanti. Questa è la Calabria che vogliamo, questa è la Calabria del futuro.